Buongiorno, benvenuti nel mio canale, ma soprattutto benvenuti a casa mia, perché alla fine voi entrate in casa mia, perché io ho deciso di farvi entrare in casa mia e ne sono davvero contenta perché, insomma, siete entrate qua, siete entrati praticamente tutti educatamente davvero, le persone che vi sono entrate con maleducazione fortunatamente credo se ne siano andate e spero sia davvero davvero così. La cosa brutta quando sei tramite video è che purtroppo non puoi decidere chi far entrare in casa tua e chi no. Sarebbe bello, non so, se YouTube secondo me mettesse un'impostazione del tipo appunto che solo gli iscritti, però gli iscritti che devono essere veri, quindi con il loro vero nome, cognome. Bah, chissà se YouTube prima o poi ci arriverà. Sconvoltissima come sempre, stiamo bevendo il mio caffè, che ho detto ok Erika, accendi la telecamera perché è decisamente ora. Oggi sono a casa, c'è la cucina ragazzi che è un disastro, in realtà c'è la lavastoviglie che sta andando, anche perché ho praticamente appena finito di girare il video delle preparazioni dei sughi barra verdura, non so ancora come lo intitolerò, non so neanche se metterò prima questo e poi quello, insomma. Un gran pasticcio, e come vi avevo appunto detto, fortunatamente sono state 2 settimane intense e adesso un paio di giorni dove sono tranquilla, però quelli pieno ritmo, quindi sì, inizia a smuoversi davvero qualcosa lavorativamente parlando di questo, che ve lo dico a fare, ne sono proprio davvero davvero contenta, perché alla fine è un lavoro che per me non è un lavoro, perché è proprio una cosa che mi piace e non mi pesa. Sarebbe bello poterlo fare sempre, insomma, aver da lavorare praticamente tutti i giorni, o almeno 5 giorni su 7, insomma, no? In modo da riuscire a portare uno stipendio fisso, ma quando lavori così si sa che magari c'è il mese che ti va bene, il mese che magari non fai niente, però sono davvero, davvero, davvero contenta e sto valutando, anzi in realtà ho anche trovato un extra da fare, sempre nel mio campo bar ristorante, e quindi insomma riesco ad alternare le cose, anche perché i lavoretti pian piano procedono nella casa in Piemonte e prima o poi sì, vi farò vedere qualcosina, no, ve lo devo far vedere, ecco, magari solo un pezzettino mio, giusto per piacere di condividere questa cosa, ecco, magari qualche angolino. E ovviamente, giustamente, come vi avevo già detto, non posso farvi vedere tutto perché giustamente c'è il pezzo di mamma, c'è il pezzo di mio fratello e loro hanno deciso per motivi di privacy, insomma, preferiscono così e tanto sono certissima del fatto che voi già abbiate capito. Ma la domanda è, sto registrando? Sì, sto registrando. Quindi adesso io mi bevo un attimo il mio caffè. Che bello, nel frattempo... ho finito di esportare finalmente il video. Oggi, ragazzi, giusto per farvi capire come siamo messi, come sto arrancando, oggi è la festa del papà, 19 marzo, sono le 8:46. Ed è così che appunto sto finalmente esportando il video che avevo fatto praticamente 10 giorni fa. E l'ho montato di notte, cioè praticamente di notte, come poi dico nel video, perché nel video vi dico ad un certo punto, ragazzi, se vi dico che ora è, però appunto sono contenta di questa cosa, perché insomma meno video vedete più vuol dire che sto lavorando, quindi siete davvero contenti per me. E quindi esporto quello, nel frattempo ho già fatto il video, quello dei sughi delle verdure, sì, penso, se andiamo per ordine, Erika, vai per ordine, non fare casini come tuo solito. Vi metterò prima quello delle verdure e poi questo, penso, non lo so, dipende un pochettino dalla fase di montaggio quanto tempo ci impiego. Poi ho anche problemi con l'audio, ho la macchina fotografica che, come avevo detto, inizia ad abbandonarmi. Ogni tanto registro, ogni tanto mi spariscono le pezzi, ogni tanto in fase di esportazione, mi sento un capello, ogni tanto in fase di esportazione spariscono le clip, ogni tanto il microfono non funziona e vabbè, che ve lo dico a fare. Ho preso, guardate che belle, erano belle, ce n'erano 10,
queste sono quelle che sono rimaste dopo 2 giorni, perché cosa ho fatto? Stavo pulendo, ho messo fuori il tappeto che è ancora lì perché ho deciso di toglierlo, ho messo il vaso fuori per terra al balcone col tappeto, folata di vento, bababam, meno male che non si è rotto il vaso, però mi è andata a spezzare i fiori. Questi sono un po' così, però mi dispiaceva. Boh, metto un po' di uno stuzzicadente, magari li tiene su, no, li buca. Peccato perché mi piacevano davvero, davvero tanto. E ragazzi, fortissimo attacco allergico, i tulipani. No, vabbè, roba da non credere. Comunque, siete pronti a vedere il super mega disastro che c'è in casa normale? Dan 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 dan. Quindi abbiamo tappeti, cassetti aperti, cavalletti, qua di tutto e di più. Il video che adesso lo programmo, ha finito di esportare, scotch che mi è servito per fare 2 cosette. E qua abbiamo attaccato la lavastoviglie perché c'erano tutte le pentole, ve lo lascio immaginare, e qua devo ancora finire di pulire. Qua abbiamo i finocchi che stanno andando. Mi avete chiesto come li faccio, metto un pochettino di burro, un pochettino di olio, chiudo, boh. Questa pentola qui non è difficile che mi faccia attaccare le cose, ecco, non lo apro praticamente mai, i finocchi li lascio lì, non li apro praticamente mai, li apro poi verso la fine giusto per girarli e farli rosolare anche dall'altra parte. Quindi qua poi abbiamo ancora il gas da pulire, i 2 pezzi mancanti ovviamente, visto che c'era posto in lavastoviglie, sono andata a metterli lì. E non so se avete notato, non è ancora arrivato il bollitore e sono molto 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 arrabbiata. Al che ho mandato un'email ad Amazon, poi ho mandato l'email al venditore, il venditore ha detto che il corriere è venuto ma non aveva trovato l'indirizzo, non aveva trovato il campanello, secondo me non è, o hanno cambiato corriere oppure il corriere non è proprio venuto, perché non è mai mai successa una cosa del genere. Quindi poi il mio pacco stava tornando, prima non si sapeva dov'era, poi stava tornando indietro, affinché ieri ho mandato lì un'altra email direttamente a Amazon chiedendogli nuovamente, cioè praticamente è passato un mese adesso, chiedendogli appunto, cioè ma sono stata truffata, appunto di domanda. Tempestivamente mi hanno chiamato da Torino perché il prefisso era 011, mi ha detto no signora, guardi che ci risulta che il pacco è qua, infatti il suo pacco adesso è tornato indietro, provvederemo alla spedizione di nuovo. Io ho detto ok, fatelo partire da lì, perché comunque sia tutto ciò che è arrivato da voi è sempre arrivato puntualissimo. Ah sì, va bene, però c'è nel colore, provvedo nella spedizione, però c'è nel colore azzurro, alt, assolutissimamente l'azzurro no, punto primo. E due, scusi, non mi aveva appena detto che il mio pacco era tornato indietro? Quindi si è tornato indietro, si vede che l'avete dato già via a qualcun altro. Vabbè, comunque sia. Morale della favola, mi ha risposto che non appena arriverà in casa quello beige, a questo punto non si sa quando, lui si faceva una nota e si prendeva lui carico di questa cosa. Boh, aspetteremo. Ragazzi, meno male che scorsa settimana siamo andati su appunto in Piemonte a casa, dove ho portato, insomma, sto portando un po' di cose, sto di nuovo eliminando, devo farvi il video sul minimalismo anche, ma per fare quello voglio essere concentrata e centrata, perché non voglio fare uno dei miei soliti video dove voglio dirvi tante cose e finisco semplicemente col creare confusione e non dire niente. Quindi davvero mi scriverò secondo me i vari step per essere proprio breve e concisa. E vi stavo dicendo, meno male che io ero lì intento e ho detto a Mille, boh, visto che andiamo giù, sì, facciamo già che portare il bollitore, faccio tanto, ho detto, risultava che doveva arrivare martedì, quindi era lunedì, sarebbe dovuto arrivare martedì. Emile mi fa, ma no, che poi domani mattina non ce l'ho, se arriva nel pomeriggio non ho voglia di mettere sul pentolino a bollire, no, perché sennò questa ragazza Emile era 2 settimane che rimaneva senza bollitore, chi se la sentiva, chi se la sentiva, anche perché prevalentemente è lei che lo usa di più, lei lo usa al mattino per fare colazione e diciamocelo, è comodo, 30 secondi ti bolle l'acqua, io lo utilizzo un pochettino di meno, lo utilizzo ecco per andare a cucinare ogni tanto, sì, se sono di corsa o tipo per il riso, come mi pare di avessi fatto vedere in un video. Vabbè, facciamo che io mi bevo il caffè e poi iniziamo a dare una rassettata alla casa tutti insieme, se avete piacere.
frattempo i finocchi sono praticamente fatti, adesso li ho semplicemente girati in modo che si rosolino ancora un pochettino e a questo punto li lascio aperti in modo che appunto evapori l'acqua che i finocchi hanno fatto. Io non aggiungo né acqua, non aggiungo praticamente niente a livello di liquidi e li lascio scoperti perché così si asciugano e fanno quella crosticina insomma rosolata che è quella che dà gusto. E voilà, e abbiamo praticamente finito. Sì, come forse avrete notato, lì sono spuntati dei tovaglioli senape, giusto perché all'inizio, adesso vi racconto questa cosa, all'inizio quando era arrivato il divano e tutto, io ho detto, boh Mira, allora faccio fare tutto, chiamo una ragazza conosciuta tramite YouTube che ha anche una pagina Instagram, si chiama Le Création Decree, o Le Création Decree, che sarebbe la ragazza che quando ci siamo sposate ci ha regalato, ci ha inviato quelle tovagliette che insomma avete sempre visto, visto e stravisto nei miei video. Al che ho detto a Miri, faccio Miri, aspetta che contatto, come arriva il divano, contatto Cri, mi faccio fare il runner, il copriforno, il copri... Milena e mia mamma insieme, tutte e due comunella, ma no, poi tutto senape è troppo pesante, troppi colori, troppi, vabbò, ok, quindi chiamo Cri, faccio Cri, bah, i miei mi dicono che a parer loro è troppo pesante, vabbò, ok, niente, finisce così, cioè, cosa sta facendo Mile? Comunque, lasciamo, mi sentivo toccare, era la mia coda. Comunque, vabbè, questa casa sta diventando tutto un gioco. E poi, in realtà, non è senape la tovaglia, adesso non so che colore risulti. È più gialla, eh. A me è così, sa molto d'estivo, quindi ci sta. Invece i cuscini sono più senape, non so se vedete la differenza. Quindi cosa ha fatto? La Miri è andata a prendere quelli che c'è, se in tutte le case normali i tovaglioli vengono utilizzati a tavola per mangiare, in una casa normale i tovaglioli e le tovagliette, come avete sempre visto ormai, vengono utilizzati come centellini. Queste siamo noi, cioè questa è lei. Comunque, dipendesse da me, adesso siamo in lotta per la tenda, come già sapete, da 2 mesi a questa parte, perché vuole mettere il tendone. A me non piace perché la casa è già buia. Io ragazzi, dipendesse da me, le tende proprio non le metterei, cioè andrei a mettere le tende tipo nella casa che abbiamo in Piemonte, facciamo caso che magari a Mila arrivi un colpo di testa e dica sì, ok, andiamo via, o cioè teniamo anche di qua, però andiamo a vivere là, spostiamoci, proviamo a vedere se troviamo un lavoro di là. Dovessi entrare adesso come adesso, che gli infissi non sono nuovi come questi, ma sono ancora quelli vecchi, e per ora mi sa che sarà proprio una delle ultime cose che faremo. Andrei a mettere le tende proprio per andare a coprire quelle che sono le finestre e quelli che sono gli infissi, perché sono proprio davvero davvero vecchiotti. Però quando hai degli infissi, delle cioè io non le metterei, o se no le metterei corte, tipo, vediamo se riesco a farmi capire. Di questa tenda, no, che è fatta così e già va bene, che è fatta così, io metterei solo questo, non so se, quindi lascerei proprio tutto il vetro, tant'è vero che quando siamo andati a prenderle io ho detto a Mile, dai no, mettiamo solo quello, e Mile no, poi alla fine ha preso anche la tenda. Ecco così, giusto per raccontarvi un po' qualcosa, però appunto casomai parliamo di questi miei pensieri, faccio un video breve perché sennò dura tanto e piace tanto, già lo faccio di mio, e magari ecco vi racconto queste piccole cose, come io sono cambiata, perché io sono cambiata, non ero così, anch'io compravo per la casa e compravo per andare prendendomi conto così, no. Faccio un video apposito e prometto che sarà breve, che parlerò pochissimo, sarò il più breve e conciso possibile. A scaletta mi faccio la scaletta. Ragazzi, grazie per essere stati con me anche oggi, grazie per aver guardato questo video. Spero di avervi dato un pochettino di motivazione o semplicemente avervi fatto compagnia. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!